nella mia, questa cosa qua, perché sennò uno si muove perché lo dico io, ma poi non capisce assolutamente niente. Allora, come ogni esercizio, in realtà l'esercizio vi veicola a un miglioramento, ma non viene richiesta la consapevolezza adesso dell'esercizio. Quindi uno lo fa, si fida del maestro, fa l'esercizio. L'esercizio, in questo caso il ciclo Lapsao, vi veicola a degli atteggiamenti, quindi a livello psicologico, e a livello fisico vi guida a come dovete approcciarvi a un qualcosa. Questo qualcosa viene veicolato attraverso l'esercizio ciclo Lapsao, ma il comportamento, quindi la lassità, le tensioni fisiche che poi voi dovete avere e che imparate attraverso l'esercizio ciclo Lapsao, dovete avere in tutti gli esercizi. Adesso mi spiego meglio. Allora, spiegazione dell'esercizio e storia. Quando voi in palestra insegnate un esercizio, dovete sempre far capire alla persona che avete di fronte che cosa cavolo sta facendo, perché la stragrande maggioranza delle persone non sa cosa sta facendo. Ok? Allora, spiegazione dell'esercizio. L'esercizio ciclo Lapsao è un esercizio che è stato inventato da Hindman, quindi la storia è questa, e viene preso da un movimento che si fa nella forma, che è il boxa, tansa, toxa, questo movimento qua. L'esercizio a cosa serve? Perché una volta mi è capitato in palestra, stavo spiegando l'esercizio, cioè stavo facendo l'esercizio con un allievo nuovo. E questo allievo mi fa, però vedi, se tu fai così ho la mano libera, ti colpisco. Allora, non è un qualcosa, cioè non è un esercizio di combattimento, perché è normale, io avrei potuto dire sì, ho le gambe libere, ti colpisco nelle bande, ok? Quindi non è una questione, se rispondo, rispondo. Non è una questione di combattimento, l'esercizio mi veicola a come mi devo comportare a livello mentale e fisico in tutto il contesto Wing Chun. Il Wing Chun parla codici, perché se io faccio il Tansao, in realtà questo Tansao qui non lo uso per combattermi, veicola da altre cose, no? È un po' come, io faccio sempre l'esempio come il militare fa le flessioni, non è che poi quando vai in guerra fa le flessioni, quella è una preparazione psicofisica. Quindi è stato inventato da Hindman, viene preso dalla sezione della forma. I movimenti e le tecniche presenti nell'esercizio fondamentalmente sono il Lapsao e il Boxao. Step di insegnamento: se voi prendete una persona che non ha mai fatto il ciclo Lapsao, non potete fargli vedere l'esercizio in toto, dovete spacchettarlo. Vedi un attimo questo, scusami. No, fai andare. Ok. È come se, mettiti qua, è come se lui non ha mai fatto il ciclo Lapsao, e dico, dai, facciamo il ciclo Lapsao, non sa che cavolo è. Quindi bisogna avere degli step per insegnare tutto l'esercizio. Allora, gli step di insegnamento sono praticamente collegati alla vita di tutti i giorni. Voi alla persona, se fermo qua, alla persona dovete farvi rendere conto che in realtà tutto quello che sta facendo è qualcosa che fa già durante la giornata di tutti i giorni. Gli date una bottiglia e dici, guarda, allora l'esercizio è così. Con l'altra mano fai finta di avere un bicchiere, con questa resta la quale bicchiere, ok, questo ti tira via la bottiglietta, questo è il movimento che devi fare, lo devi fare all'altezza, praticamente con il gomito all'altezza della tua spalla. Il movimento che fa il braccio è un movimento di apertura e chiusura, tu fai questo, si chiama Bong Sao perché Bong vuol dire ala, che la gallina fa così. La gallina non ha in mente di proteggersi. Fa così. Siccome la leggenda narra che il Wing Chun è stato inventato guardando il combattimento tra un airone e un serpente, l'airone, quando il serpente attaccava, l'airone faceva così, si proteggeva con la spalla. Quindi questa è la storia del Wing Chun, è la storia di insegnamento. Quindi vi dovete far vedere che è un movimento che in realtà fa tutti i giorni. Veicolo psicofisico. Allora, l'esercizio è nato per migliorare il controllo sull'emotività, sulle tensioni fisiche. Quindi se voi fate l'esercizio, faccio una cosa così all'inizio, va bene, non è un combattimento. Il veicolo psicofisico, quindi psicologicamente, qui c'è la calma.
La calma non vuol dire essere mosci. Uno può essere anche calmo, ma essere deciso, determinato, non è, sono calmo. A livello fisico invece si fa fronte sui tre nervi che abbiamo nel braccio. Vi ricordi? Sì. Fatto il disegno di entrata a casa. Hai visto, è servito però, no? Sì, è servito. Quindi io devo praticamente avere come riferimento i tre nervi, mediano, ulnare e radiale. A furia di sfregare con l'esercizio quei nervi là, il corpo impara. Dovete imparare a fare una cosa che in realtà è assai complessa. Dovete mettere da parte la testa. La testa adesso, dovete essere un po' degli automi. Cioè, se qui c'è la tastiera del computer, allora qui c'è la G, e premo la G, il computer mi resta la domanda, ma come mai ha schiacciato la G? Non se la fa la domanda. Quindi per adesso vi chiedo, non fatevi domande. Allora, quindi come faccio a insegnare il ciclo Lapsao che mi apporta dei benefici a livello psicofisico all'allievo che non sa niente? Gli step sono questi. Allora, prima di tutta sta roba, c'è delle dispense comunque, a poco. Prima si fa la tecnica, cioè la tecnica è il movimento ruolo, che lo fate nella forma. Bon, chiudo, bon, chiudo. Se vedete che a vuoto non ci sono tensioni nella spalla, ma poi facendolo con il compagno si creano, si creano le tensioni nella spalla, non va bene, perché create un'incoerenza. Cioè, le stesse tensioni che avete nella forma dovete avere nell'esercizio, perché è la forma che vi forma l'esercizio. È come tirare i pugni a vuoto. Poi passare l'istruttore con il computer. No, state creando voi le differenze. In realtà lui dice, fai questo, che ci sia il colpitore, che ci sia una faccia, che ci sia qua nessuno, tu devi tirare i pugni così. Quindi questa è la cosa che per la maggiore frega l'allievo. Allora, visto che si parla di nervi radiali, di nervi lunare, bypasso la cosa vostra. Poi si fa con il compagno, questi sono tutti step che voi dovete attuare in palestra. Oggi ragazzi, visto che l'altra volta l'ho fatto qua, ma del discorso, visto che stasera dobbiamo insegnare il ciclo Lapsa, è inutile fare il collo, spalle, pugni, tecniche, ci si dedica soltanto al ciclo Lapsa, si spiega che queste cose si fanno. Stessa cosa che faremo adesso. Con il compagno però non potete fargli fare subito il lapsa o il box, va in confusione. Quindi il primo step è un braccio alla volta. Un braccio. Allora, altra cosa fondamentale, questa roba qua io l'ho standardizzata, ma in realtà il suggerimento per lo dare un ciuolo. Prima di arrivare a fare cisa, si fa con un braccio, un braccio alla volta. Quindi, cosa si fa? All'allievo gli ho fatto vedere che è come versare l'altro pugno, lo teniamo di socul, e analizziamo un attimino dove avviene il contatto, perché io devo programmare la testa della persona in base, e qui c'è come un programma. Io devo programmare la testa della persona in modo tale che questa poi si muova senza che pensa. Quindi si fa in questo modo qua. Appoggio la mia mano a livello mediano. Qua, così. Non così. Perché non così? Perché se lui poi, quando facciamo l'esercizio, io mi abituo a fare questo, mi spinge indietro, io vado indietro, perché la spalla mi lavora male. Se faccio questo, no. Se spinge, io rimango qua. Ok? Qui si fa un braccio alla volta, livello mediano, e io sono qua. Quando lui gira, o meglio, chiude il gomito, vai, io vado in box e devo andare nella parte ulnare. Io adesso giro io, mi gira, giro io, questo è il primo step. Vai, tac, 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 tac. A cosa devo prestare attenzione? A dove cavolo avviene il contatto. Non devo girare, vai, devo girare. Questo non va bene. Perché noi dobbiamo sollecitare i nervi.
Nel corso Sniper, che è un corso che si fa nell'esercito in Cecchino, sapete che si passano, oppure come il Brian, no? I ciechi. Praticamente il polpastrello diventa talmente sensibile che riesce a sentire che cosa c'è scritto. Nel corso Sniper, chi fa il cecchino, hanno dei fucili che appena tocchi il grilletto il fucile spara. Quindi se vai uno che non è, tocca il grilletto spara dappertutto. Quindi devono avere molta sensibilità. Ci sono degli esercizi, sono delle carte a Brasile che si passano sui polpastrelli che abitano il corpo alla sensibilità. Qui è uguale. Se io faccio questo non va bene. Devo fare questo. Io devo sentire. Avete presente la mamma che con il latte trova se caso? Dove provare qui, no? Sì, però. Perché il nervo mediano ti dice subito. Quindi è tada, con una mano, mi gira, ta, un altro. Così non va bene. Io ho quelli lì che fanno la forma nuova di legno, mi dite qua un attimino. Che fanno il dai box, così non va bene. Perché se il dai box è le donne che non sa bassa, deve andare sul mare, così non va bene. Ta, ta. Perché se no è inutile, no? Quindi, esercizio. Mediano e lunare. Lunare e mediano. Tac, tac. Si deve creare quella sintonia. Allora, cosa viene richiesto? Tutti i principi del gioco, quindi gomito pesante, relax, nessuno vi picchia, nessuno vi mena. È una roba proprio partendo da zero. Altra cosa importante, senti la cosa. Se io sono così, non si vede da fuori, non ho il gomito pesante, ce l'ho alto, guardatemi la spalla, io devo essere così. Non devo appoggiarmi, ma devo avere il peso qui. È come se io qui ho attaccato qualcosa che mi pesa giù. Se faccio questo non va bene. Quindi l'insegnamento è questo. Lo faccio piano piano, mi mantengo sotto controllo, in modo tale che poi formo questo controllo e ce l'ho anche quando poi diventa dinamico. Avete domande fin qua? È una cavolata. È una cavolata. Ok. Quindi adesso. Quindi passiamo, anzi no, siete in quattro, comunque passiamo anche con noi. Questo è l'esercizio. Tac, tac, tac. Non agganciatevi all'altra persona. Cioè, se... Non agganciatevi all'altra persona. Tra l'altro vi ho bypassato uno step che è, poi magari lo faremo dopo, uno rimane fermo in fusa e l'altro farà solo questo. Questo lo facciamo dopo perché c'è già stato. Ok? Domande? Ok, provate l'esercizio, vi mettete in coppia. Questo lo facciamo andare tanto. Mettetevi, no, mettetevi così. Vedi qua, di qua. Mettiti davanti alle... Ok, questo è vero, controlliamo un po'. Provate un attimo. Allora, ecco. Tieni la felpa. Allora, il contatto dovete avere sul primo quarto di braccio, che è questo. Primo quarto, secondo quarto, terzo quarto. Ok. Dovete sincronizzarvi. Quando tu giri, io. Tu hai. Oh, perfetto. Una cavolata adesso, Aspetta. Ok. Adesso tu cambi. E lei è uguale. Devi passare dal contatto nel piano a quello lungo, quindi da qua a questo. Poi muovere la mano, questa sopra. Esatto. Che nervo è? Ti tiro un pugno qua, ti tiro. Per prendere lo mediano. Cuore. Vabbè. Rifacciamo un disegno? No. Ok, vai. Sì. Bang. Ma se non devi imparare, non devi andare su. Vai, gira, gira un attimo. Fermati, gira, fermati. Rimani lì. Oh, no, rimani così. Vai, guarda, rimani lì. Adesso, abbassa. Alza, tanto qui la spalla. Guarda, vai, guarda. Così, se sei sulla spalla, così. Che si deve, vai, ok. Vai, gira.
Non è la stessa pressione che sto vediamo, ma quanto vuol dire tre uomini? Appoggiare non vuol dire questo, appoggiare la mano, sì. Vuol dire la mano rimane lì, in quello spazio. Ascolta bene, ascolta. Ok, appoggio la mano. Oh, adesso ci sei. Vedi? Che stai lì. Se io tiro via, devi cadere non la tua mano, il tuo punto. Oh, devi arrivare così. Bravo, gira. Tira via. Cade contro. Hai capito cosa serve di fare? Ok. Serve veicolare perché se dal passo questo step e lo facciamo subito, vai faccio un lapso. Di prima attraversare questa cosa per sempre. Perché non ti do così, se lo facciamo subito, ti do tempo di ascoltare. Poi l'errore che fanno tutti il comune è quello di fare questo. Di andare su con lancia. Visto quanto ti passi? Sì. Allora, mi sa che se non ci penso questo è veramente tutto subito. Giù. Conserva la pressione lì. Controllo. Giù. Giù. Allora, questa è una cavolata. Adesso passo di là. Allora, questa è una cavolata. La seconda cosa che mettiamo è la pressione. Allora, ve la spiego così, che è una cavolata. Io devo avere una certa pressione, perché la spinta è una cosa, la pressione è un'altra. Quando io spingo, in realtà ho una pressione più alta della sua, quindi risulta una spinta. La pressione si crea quando due spinte sono uguali. Se io non ho pressione, qui non c'è pressione, me ne vado a destra e a sinistra, lui non riesce a capire dove cavolo vado, quindi tenterà di seguirmi, perché c'è una differita, no? Se qua, pam, ci appiccichiamo, quando io mi muovo, in realtà si muove anche lui. Quindi cosa voglio dire con questo? La pressione che io creo qua, devo mantenerla come rubinetto, una volta che apro il rubinetto la scende. Scendo. Quindi se faccio così, io la sto tirando via e la rimetto, tiro via e la rimetto, va bene. Quindi mantengo la pressione, da qua giro e ci deve essere la stessa pressione. Quando giro, se tiro via pressione, mi viene avanti. Stiamo già affrontando un po' il CISA, quindi mantengo la pressione che sono di 50, 50, da giro e giù. Tu sei così. Ok, ta-da, 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 questo è top, ta-da, ta-da, vedi, lo faccio con tutti, guarda, okay. Ecco, devi mantenere questa, ok, rilassati, vieni. Mantieni pressione anche quando giri. Okay. Brava. Questa pressione. Questa pressione. Rilassati, piega le gambe e poi no. Adesso ci sei, senti, guarda. Ti faccio vedere una cosa. Le mani qua. Irrigidisci i glutei. Ok, gira. Guarda. Questo. Mantieni un po' di pressione, perfetto, mantieni questa, gira, da, rilassa, devi arrivare qui, così, gira, tac. Ok, mi resta un po' come il primo. Ok, ci sei, tac. Senti, dove vai? Giù, spingi le ciabatte. Oh, guarda, dici, cazzo, mi fanno giù col culo. La pressione la tieni, non diciamo, per prevenire la spinta, ma per tenere in contatto e capire dove sta andando. C'è un principio che si chiama l'alza al ciccio. La pressione la tieni perché in realtà gira
tac, tac, se l'altro sbaglia, bam! Cioè, il praticante comincia in realtà non ti vuole colpire, ti colpisce per un effetto di tuo errore, come la diga, tu metti una diga e c'è l'acqua. Se si crea un buco, pam, passa l'acqua, è la stessa cosa. Sì, tac, ok, senti questa pressione, mantienila, gira, tac, no, sei andato indietro, visto che hai fatto questo, ok, gira, vai, gira, tac, bravo, mantieni questa, questo, dovete stare attenti, va bene, dovete stare attenti a non andare avanti e indietro. Ok, mantieni questa, gira, 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 no, sta andando indietro, cioè se il polso è qua, il polso rimane su questo asse, non va né indietro né avanti, gira, la seconda, ok, non so se andare a fare una, adesso ci sei, spingi di lì, dice aperto, no, sta andando indietro, sta andando indietro. Vai, gira, così, gira, 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 qui. Oh, allora, vi spiego questa chicca. Questo è l'osso del vostro gomito. Questo è l'orecchio. Questo è la tossicina e questo è la tossicina. Questo è l'orecchio, questo è l'altro sicino, questo è l'altro sicino, così qua, si fa la sua origine. Questo è l'orecchio, qui c'è l'altra parte, qui c'è l'altra parte, questo è quello che prima spesso. Sì, sì, sarebbe esternare questi due passetti. Allora, perché non mangio così? Faccio una domanda, perché faccio così? Allora, da qua, praticamente, anzi, fai così, così, io devo fare riferimento a queste due ossa, ok? Quindi, con questo osso qua, vado qua, con l'altro, se faccio così sbagliato, io devo proprio, l'esercizio qua diventa questo, io faccio riferimento sul gomito, vedete che la mano segue? Se invece faccio riferimento sulla mano, uso la spalla, ok? Quindi è un'apertura e una chiusura. Chiudo, 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 chiudo. Perché se può capitare, se lui tira un pugno, io sono qua, l'altro pugno tira qua, io posso anche chiudere, divento un gancio. Quindi il riferimento è il gomito, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, non la mano. No, chiudo, chiudo, ci sono tanti tipi di attacchi, fai cipollazzo, vai, vai, e tu non chiudi con questa tutta, no, vedi che a cipollare, la voce non chiude dentro, capito? Se tu invece pari con l'altra, vado dall'altra parte, tac, 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 c'è anche nel karate c'è questa tecnica qui del nostro organo. Quindi il riferimento è apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, ta, ta, ta. La, il polso rimane al centro, non questo vado anche dentro. No, 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 vai, quello, bravo. Guarda, questo non sembra una cavolata, no, 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 ok, questo è stato, vai, qui, vai, oh! Dai una volta con il gomito, okay. Qui, qui, ok, però mantieni il polso al centro, okay. Mantieni il polso al centro, ok, su, qui, mi fai questo, chiudi, 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 oh, okay. Chiudi, no, guarda che il polso da non essere sinistra, vai, apri, così, apri, chiudi, apri, chiudi, allora ragazzi, l'unica cosa è che sbarellate col polso, allora, questa qui è la linea centrale, invece per questo
No, il polso rimane là. Provate un attimo il vuoto. Vai. Vai. Oh, adesso sì. Ok. Mi lascia la spalla. Adesso ci sei. Adesso qua. Sono qui. Vai. Bravo. Questi sono tutti i step per arrivare al ciclolapso, perché se voi prendete un allievo gli dite ciclolapso, tutto figo. Questo è lo stato dello stand. Adesso sapete cosa dovete fare. La parola d'ordine sapete cos'è? Qual è? Cos'è? Qual è? Caffè cos'è? Il quarto punto delle leggi esoteriche. Ascoltarsi. Però non ci vuole andare là. No, non ti preoccupare, ti devi tirare, ma non ci vuole. Ah, vieni, ti diverti. Ma ti vuole andare in fuori. Se non è qua, non andare. Vuol dire che non ti ascolti. Quarta legge, quarto punto delle leggi esoteriche. La gente non ascolta. Fa quello che dicono. Ah, vieni, dai. Ok, ascoltatevi. Quindi qui, ascoltarsi cosa vuol dire? Vuol dire che se vai... Qui avete tutto il tempo di tirare via le tensioni. Giro. Ascoltatemi. Poi ve lo faccio fare anche a voi così. Ascoltatevi e fate caso delle tensioni stupide che avete. Una volta un allievo, ho detto, ma sai, perché io mi sono accorto che quando mi lo sto così, non me ne ero mai accorto. E sai quante volte dico cazzo? E dopo 10 minuti ti accorgi che sta così. Perché l'esercizio aveva veicolato ad ascoltarsi, si era reso conto che in macchina era. Perché se in macchina si è agitato? Cioè, se non è agitato, teso. Provate. Ok? Provate sempre le cose che avete fatto, poi vi scambio copie. Dai. Parto ovviamente dalla base, da meno 40, però datemi il tempo, brava. Il riferimento lo fa il gomito, ma vi faccio sentire cosa dovete fare, poi vi faccio parlare. Non mi sento sono fatti qui, no, sto così, tac, e ti giro il gomito. Tac. Io faccio fatica a muoverti. Chiudimi il gomito. No, chiudimi. Guarda, faccia lì. Questo. Mi sento la messa. Senti che c'è la vita. Ah, adesso non la mano. Tu sei così. Sì. Tu sei uno che non accetti di non lasciare le cose. Sì. Senti, guarda per te. Vai adesso, vai questa cosa. Vai per te. No, no, non giù. Sì. Devi fare così, lo so che mi funziona, cosa ti chiamo? Lo so che adesso è così. Ok. Questo, una cagata proprio. L'esercizio, più se non una cagata, più giusto. Ma non fa cadere la mano. Mantieni sempre pressione. Giù. Giù. Qui giù. Oh. Giù. Adesso capite che il corso è adesso. Mantieni quella tensione residua con ti stai. Il corso non fu duro per queste robe qua, non perché facciamo i sacri di qualche aprio. Provate un attimo. Spiega leggermente le gambe. Ilaria, sì. Ok. Mettiti proprio qua, come se fossi seduta. Oh! Vai. Sei più rilassato. Hai visto che adesso ti controllo? Ok. Buono, va bene? Va bene, sì. Devi cadere con l'incontro. Vabbè, questa qua la sono in due o tre. Non è meglio questa qua. Ok. Facciamo vedere cosa ho scritto, anche se ho una scrittura che fa un po' pena, ma
Poi quando siete diventati bravi ci si può anche menare, però una roba alla volta. Cambiate braccio, sì. Allora ho detto che era così. Qual è la parte più flessibile, la parte più dura che deve avere un essere umano? Flessibile e dura? La parte diciamo di... No, la parte che deve rimanere più flessibile del corpo è la parte più rigida del corpo durante un combattimento o nella vita in realtà. Bravo, schiena che cosa? Quanto non male? La schiena deve essere bella eretta, bella forte e le gambe. La parte flessibile deve essere davanti, dal plesso solare alla testa. Plesso solare e testa. I vecchietti, la prima cosa, le gambe diventano molli, diventano piccole, la schiena inizia a curvarsi. Provate a cambiare coppia. Cambiatevi così le immagini. Le due donzelle. Così guarderete la Vuole. Giù col gomito di piede. Ok. Mantenete la pressione, eh? La pressione dell'altro dovete sentirla sul piede, se voi usate il braccio destro, sotto il piede destro. Ok, adesso vi chiedo di fare una cosa, dovete sciogliere completamente la spalla, vi giro io. Tac, tac, tac. Almeno questo è ancora un po' rigido. Ok, andiamo avanti perché questo qui è proprio blando, quindi sta. Allora, questo era il fuxao qua giù di là. Abbiamo visto la zona di contatto, dobbiamo metterci dentro il lapsa. Allora, errori comuni. Quando faccio lapsa faccio questo. Questo in realtà è un contorno nulla, mi scappa via. Devo avere la mano qua. Il lapsa mi serve soltanto per cambiare posizione. In realtà non lo tiro, il vero lapsaw non è questo. Il vero lapsaw è questo. Basta. Lo tiro appena per sbilanciarlo. Poi ci sono vari tipi di lapsaw, come tanti tipi di tansaw. Dipende, se sono qua e per portare la linea centrale verso di me, lo tiro. Ma deve durare quel poco che dura. E anche qua non metto mai il pollice e mezzo. E ogni volta che faccio l'apsa ho la protezione del polso, così non va bene, mi scivola via. Metto la protezione del polso. Quindi quando faccio l'apsa devo avere come se la mano gli dà uno stop, così mi scivola dentro. Questo lo fanno tutti, questo è la mia. Quindi metto la mano qua, lui gira a me, allora vedete un attimino vicino per se non capite. Vai. Allora, si prende praticamente la zona di taglio, ok? Chiude la mano, e io qua praticamente non posso andare verso di lui. Se lui fa il lapso sbagliato, fa questo tipo di lapso, poi vedremo gli attacchi. Ok? Quindi, quindi da qua non devo tirarlo giù con forza, devo soltanto fargli capire, e lui capisce solo se ha la spalla libera. Ok, fai quello che vuole capire. Va bene. Quindi qui l'esercizio di veicolo, anche a livello fisico, deve essere proprio sciolti. La cuffia del rotatore, questa qui è la spalla, la cuffia del rotatore è più così. Questo qua dentro ha dei legamenti e si muove così. Se voi bloccate questa articolazione qua, è un casino. Succede questo, con il max qua. Così l'ho bloccata. In realtà, per quanto riguarda la difesa personale reale, se io sono così e lui mi fa un paxa oppure mi sono usare le mani, io lo faccio pugno. Lo fa pugno. Questo è un esercizio. In realtà dovrebbe succedere questo.
sviluppare quella cosa. Quindi la spalla deve essere completamente sciolta. Quindi lui gira, e mantengo sempre pressione, non faccio questo, perché sennò mi viene a prendere. Questo è sbagliato. Guardate il gomito, sono giù così, il gomito questo qua punto in basso, non è così, così sbagliato, perché lui può passare qua. Deve essere chiuso. Altra cosa, la manina no, dovete andare dal polso in porta. Vedete che non c'è pressione nella spalla, guardate la mia spalla, so che non c'è. Non avete ragione. Quindi si crea, è come un ingranaggio, no? Cioè l'ingranaggio gira veloce e io sono l'altro ingranaggio, mi devo adeguare. Se questo ingranaggio gira veloce, questo qua rimane fermo, cosa succede? Si saltano i denti, ok? In tutti i sensi si saltano i denti. Quindi, questo è l'esercizio finale. Senza tacchi, poi vedremo gli tacchi. Una volta che avete acquisito quella calma, quella morbidezza, poi vedremo gli attacchi. Perché se sono rigido, lui l'attacca, ci vuole l'attacco. Succede questo. Eh sì, divento rigido. Invece, e anche se lui attacca non arrivano avanti. La cosa più difficile è lasciarti andare, liberati. Ok? Allora adesso facciamo così, lo faccio con tutti. Metto il giochino. Allora, da qua, tira di una mano. No, con quella, ok. Mi tira, mi prendi, così è giusto. Questo lo chiudi. E così siamo al contrario. Rilassati, rilassati. Non mi spiace. Oh, così. Ti prendo. Prendi tu. Ok, così. Tac. Spingi di più con questo in alto. Così. Devi arrivare a fare questo. Bam. Ok, vai. Bam. Bravo, vai. Bam. Guarda, ottimo. Ok. Non mi dai come vedo appunto. Bravo. Sento della rigidità dentro la spalla. Guarda la linea. Oh, guarda come fai bene. Vai, qui basta, vai. Ok, su con lui, bravo. Giù, su. Chiudi, apri. Chiudi, apri. Chiudi, apri. Chiudi, apri. Chiudi, apri. Chiudi, apri. Ma ti ricordate fin quando non cambio. Vai? Ok. Vai? Ok, non togli. Ok. Yes. Niente qua. Vediamo di qua. Vai. Chiudi. No, questo non va bene, guarda. Togli il pollice. Oh, così non va bene. Sto bene. Chiudi. Apri. Chiudi. Apri. Chiudi. Perfetto. Di qua fai meglio. Vediamo le ragazze. Allora, ferma lì. Ma che ti disegno ancora le tue cose? Guarda come sei. Ok, vai. Prendiamo fuoco. Vai. No, giusto, cambia. Ferma, ah. Provare con la tua. Aspetta, vieni là, faccio male. Ok. Vai questo. Devi evitare questo qua. Devi prendere così. Quindi ha tolto la sua parte. Ok. Cioè le mani nere che ho fatto i meccanici. Okay. Invece di prendermi con la mano tutta così, prendimi prima il bagno. Okay. E poi da qua mi tieni. Vai, tirami. Ok, rilassati, devi essere così, perché così scappo via. Oh, così, ok, perfetto. Bravo. Ok, quando giri non è che devi passare così a così. No, giri e basta. No, no, guarda. È praticamente confuso che va avanti. Quindi io faccio così. Bravo. Rilassati così. Sì. Vai. Chiudi, apri, vai, chiudi, apri, chiudi, apri. Attenta a prendere la mano. Apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi. Di qua, vai, da, guarda, guarda. Non fare questo. Apri, chiudi,
apri il gomito, chiudi, apri il gomito, ok, vai giù, vedi, vedi, bam, bam, ok, bam, oh, non è un colore di giro, bravo, si vede, vai con me, no, ferma lì, fai chiuso, vieni avanti, no, 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 ferma, vieni avanti con chiuso, oh, adesso mi viene via, guarda qui, guarda qui, guarda qui, che passa, quindi vai, vieni avanti, tira, oh, perché sai che se sei donna ti trovi un pugno, no, non ha senso che sia, ok, tac, hai preso sto vizio, sì, hai fatto così per un po', così, rilassa, ok, tac, anche così va bene, anche che non è così va bene, così no, vai, ok, senti, anche Michele fa così, Michele, chi è? Cosa faccio? Senti, mi sa bella, gira questa mano, ah, fai sì. Vedere, fai vedere la palma in alto, ah, vedi la spalla dalla mano, sì. Vai, guarda qui, guarda qui, così vai tutti lì. Gira, ok, bam, yes, rilassati, rilassati, mi dice, passa, va bene, controllo, tac, tac, l'altra parte, no, senza pollice, il cuore fai meglio, vai, il bong e poi prendi, il bong e poi prendi, di quando sei insieme invece? Sì, ok, bong, vai, chiudi, apri, quindi anche la tua mano prendo, di qua invece no, vai, apri, che riparla e poi vai a prendere, di qua invece apri insieme, apri, ma chiudi, bravo, così, ok, apri, chiudi, apri, chiudi, appena fai bong, apri, apri, subito vai, sì, vai, 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 per questo, bravo, per questo, invece vai, vai, tac, e poi la dinamicità, poi, la poi, poi, prendi, dai, vai, se l'altro non ti trovo, guarda, se l'altro, se tu non mi controlli, sì, sì, non andare male, però se ci sono bene, proviamo a insieme, adesso se ci sono questo, vieni anche lei, vai, mentre prima quando facevi il bong stavo questo così la tua presenta la due mani su cui lavorare questo dritto invece di andare questo il bong abbiamo un primo sinistro se io sposto questo quindi fai altro se invece quando fai il bong vieni anche con quella guarda con le quindi si vedo ok bravo così chiudi, apri, yes. Chiudi, tac, e cazzo, è una mano, no, tieni, non mi sento molto non possiamo fare in quel cammino avanti, sì, c'è un momento, bravo, un momento più momento, guarda giusto, vai, e controlla la mia mano, controlla la mia mano, tira subito, su, questa vai, giù, su, vai, giù, ok, appena allarga, con questa schiaccia poi. Vedi che fanno bene, non è, vai, non è facile. Schiaccia, guarda. Tu schiaccia tu. Le ho qua tutte e due. Mm-hmm. Vai, schiaccia, adesso quando giri schiaccia ancora. Schiaccia, poi l'altra libera. No, no, col pollice. Quindi primo contatto. Vai, è questo. Poi, agisco, faccio qualcosa. Se io faccio già questo, non col pollice. Gli do subito una mano. Ok, quindi prima gli do un solo braccio, poi per un piccolo istante, giù, quando gli voglio cambiare, giù, giù, su, okay. Giù, su, giù, su, giù, su, su, giù, leva la sola, su, per un pochino di esame. Invece si sì, sì, lo mai, non sto passando. Quando tu crei il contatto, tu fai l'acqua, è una tua decisione. E poi dici, cazzi, quindi lei può fare qualcosa. Oh, bravo, così puoi creare un movimento. No, così. Ok, così. Vai. Grazie. Vai. Ok. Giù, giù. Giù, giù di apri.
chiudi, apri, chiudi, apri. Allora adesso vi faccio lavorare per un po', aumentiamo il ritmo. Un'altra cosa importante, questo lo fanno tutti, prima si fa box, vai, prima faccio box e poi tiro via. Se mettimi in chiusa, se succede questo è sbagliato. Che è quello che stanno dicendo adesso? Lui non me la deve dare la mano. Lui mi dà la mano. Se mi dà la mano io la uso. Ok, questa tecnica scioglie le spalle per far sì che potete utilizzare un braccio su un attacco controllato. Prendi il braccio con quello del tuo pugno. Ok, quindi sono così, lui mi prende il mio pugno. Se io ho la spalla rigida, quando vado a fare questo succede questo. In realtà l'esercizio vi veicola un altro principio fondamentale che è... Non si riesco. La scuola della chiave che disegna. Spalla, gomito e polso. Io devo sapere esattamente, dice la mano, quanto usare spalla, quanto usare gomito e polso, in che modo. Se faccio questo movimento qua, quanto uso la spalla? Praticamente uso solo spalla, ok? Quanto uso gomito e polso? Zero. Se faccio questo già vedete che... E se faccio questo? Vedete che così sto usando tutte e tre le articolazioni. Quando usate tutte e tre le articolazioni è come una frusta. Se invece voi fate i pezzi di legno, casino. Qui la spalla è più libera. Io voglio portarti oggi a fare così, senza attacchi. Perché? Perché se io prendo il polso, non posso usare il polso, vai, uso il polso, uso questa mano, se non posso punto a capo. Quindi mi blocca il polso, vai, uso il gomito. Mi blocca il gomito, uso la spalla. Insomma, lasciato il gomito, dovrei utilizzare il gomito del polso. Quindi questo è tagliato, uso questo è tagliato, uso la spalla. Il box è un'applicazione che si utilizza già quando si ha contatto e si è vicino. Cioè è irreale fare questo, pugno, box. No. Pugno, no, sono qua a contatto, arrivo, gomito. Metto avanti il gomito, non è che faccio il box del segnale. No, no. Il box è un'applicazione che si può utilizzare anche senza contatto, se avete abilità, quando siete vicini. Se io sono qua, è un primo pugno, un boxa. Questo qua è un boxa reale. È un boxa fatto con il gomito. Non è che il box... Tanti istruttori lo insegnano così, ma è sbagliato. Arriva il pugno, io metto la mano avanti. La pressione del pugno che arriva mi schiaccia il polso e allora si forma il boxa e mi tiro un pugno in faccia. È irreale. Mi tiro un pugno, chi è? Basta. Che sta via. Quindi in realtà è come se fosse un pax a quel punto. A cosa dobbiamo mirare? Qual è l'obiettivo di oggi? Farlo così. Ci deve essere collaborazione, con un dialogo. Mi parla, io ascolto per rispondere. Io parlo, lui ascolta, ma non è come succede tante volte, parlo, l'altro vuole parlare, non lo faccio parlare. Ci siamo? Adesso lo faccio fare per un po'. Mano a mano che vi guardo aumentiamo la velocità. Vai, cominciamo. Poi vediamo. No, ma è dispensa, c'è già scritto tutto. Però gli appunti servono. Adesso sapete se uno vi dice mi insegni, ma ho visto un video, ciclolapso, mi insegni, ah sì, guarda, ciclolapso, praticamente tu fai così, poi avrai giri e confusione. Quindi sai di certo che prima vuoto è sempre così, perché sennò è un po' un casino. Ma invece la... Ok, no, senza pollice. Okay. Dimmi, invece? La... è inutile da subito spiegare a cosa serve
l'esercizio in realtà sai cosa serve, cioè il denominatore comune e l'obiettivo dell'esercizio, sai che cos'è? Sciogliere le spalle. Cioè l'obiettivo dell'esercizio ti dico qua adesso così, l'obiettivo è sciogliere, sì, è sciogliere le spalle. Quindi diciamo serve come mentre lo spieghi, okay, la spiegazione del esercizio della spalla, c'è anche questo, mi serve, sì, quello perché vabbè, cosa mia, ci tengo anche a me. Per sciogliere la scapola dobbiamo fare questa. Però se io te lo spiego, tu mi hai detto che dici, sì, si fa così, ci la facciamo così. Devi partire, sì, sì, lo vedo, guarda. Non è che non posso fare, perché non posso fare, non so. Non devi mettere. Ah, ok, allora sì, aspettate un attimo. Allora io adesso qua vi sto dicendo delle cose del tipo così, abbiamo visto, no, che voi mi prendete, quindi è meglio così. Perché non si utilizza il pollice? Questa è la domanda che ti potrebbero fare in palestra. Ma come mai non posso prenderti con il pollice? Qui è una questione psicologica. Perché succede questo? Prendimi, no, prendimi in braccio con il pollice, tieni forte, tieni, senti cosa succede. Adesso prendimi in braccio, tieni forte senza pollice, tieni forte, tieni forte. Guarda cosa succede. Allora, il cervello agisce in questa maniera. Il pollice lo seguo e perché non lo so, lo spiego. In realtà succede questo. Il praticante di Wing Chun mantiene un controllo senza impedire i movimenti del lato. Cioè io ti dico, tu fai quello che vuoi, io ti seguo, mulino e acqua, ok? Il cervello, se io vado col pollice, è convinto che io lo tengo. È invece un'illusione, perché se tu mi tieni, mi immagini molto più grosso, mi tieni così, in realtà così ti stai impedendo. Tieni forte, senti, tieni senza pollice, tieni senza pollice, tieni forte. Non perdi equilibrio. Anche nel CISAO, io quando faccio CISAO, lo tengo mai così. Guarda, è proprio, si inganna il cervello. C'è questo. Guarda qui. Se lui vuole andare via, guarda, guarda, non metto mai il pollice, quindi l'esercizio vi veicola cosa, a come dovete mettervi. Perché se vi faccio fare l'esercizio così, guarda, provo con te. Vai. Tienimi sempre col pollice. No, no, ok, vai. Guarda. Adesso mi faccio senza pollice. Hai visto? Il pollice mi inganna. Voi non dovete avere l'idea di controllo. Sai qual è il vero controllo? Non averlo. C'è un punto di sublimazione. Tu hai il controllo di te stessa quando in realtà lo perdi. Quindi se io voglio controllarti, non devo. Voi fateci caso, quando uno inizia a smanettare con le mani, la prima cosa, soprattutto le donne, cercate di prendere le braccia. Perché volete controllare la situazione, ma visto che la situazione non potete controllarla, voi vi dimenticate di controllare voi stesse e quindi controllate l'altro, no? Sì, qui l'esercizio è, ok, so che non devo farlo così perché sennò inganno il mio cervello, quindi mi controllo e non farlo così. Perché poi non te ne accorgi, guarda, hai visto che io sono scappato. Se tu lo fai col pollice, no, guarda, vai, pollice, guarda, vai. Senti che sei in balia di quello che faccio io, quindi la spiegazione è questa. Poi tu mi dicevi, ma io devo fargli vedere anche l'attacco. Se l'allievo mi dice, no, perché se io faccio così, ma perché faccio così? Mi dice, ascolta, fai l'esercizio, poi vediamo. Perché se no diventa, ma se io, ma una volta uno, no, però se tu sei così, al braccio libero, adesso qua ti tiro. Poi vediamo gli attacchi, perché questo è un attacco, tu sei andare in box direttamente con quello. Si cambia. Ok? Adesso mi dovete fare l'esercizio a sciogliere, l'esercizio serve per essere sciolti in questo modo. Forse è parte anche di quello che dicevi la prima lezione dell'autorevolezza, cioè se tu sei autorevole, l'allievo si fida e non questiona qualsiasi cosa che dice. No, ma se mi cade un allievo
che continua a dire ma se gli dite oh zitto fai esercizio, ma non perché noi siamo perché se no non fa... ok, quindi vi fate fare l'esercizio. Adesso la parte più importante è la parte più importante è questa, dovete sciogliere qua, qua deve essere tutto libero. Se ti faccio sentire, cioè. Senti? Sì. Ma sai cosa diceva Oshalong? Oshalong è un grande allievo, un grande combattente, un allievo di Yuan. Sai cosa diceva? Sei la persona che impara più in fretta il Wing Chun ed è più bravo a fare Wing Chun, sai che tipo di persona è? La persona che non ha voglia di fare nulla. Che non ha voglia? Che non ha voglia, sì. È Wu Wei, lo conosci Wu Wei? Sì. Se io mi metto qua, vai. In realtà così sono meccanico. Invece, vedi che ti do l'area di uno che... Tu adesso stai cercando di venirmi dietro, quindi in realtà chi è che ha il controllo qua? Mi sono ricordato di guardare. Se lui tira le pugna catena, io sento che tira le pugna catena, allora cerco di controllarlo. Se io cerco di controllarlo, in realtà chi è che ha il controllo qua? Tira le pugna catena. Adesso io cerco di controllarlo. Sì, ma è una questione mentale, no? Tira le pugna catena, vai. Butta, spingi indietro. Spingi, e così io ce la faccio, così hai il controllo tu. Te lo faccio sentire, se percepisci, che le buttami dietro, guarda, io in realtà non sto facendo nulla, si percepisce. Sì, sì, no, perché... Quindi quando tu ti abbandoni all'esercizio, lì hai il controllo. Così voglio attaccarlo, non ce la faccio, diventa Aldo Giovane Giacomo. È vero, diventa. Un po' l'impazzito. Ma non devi dare significato e importanza a un attacco, perché me lo dai tu. L'attacco come la difesa non ha importanza, sei tu che dai importanza alle cose. Perché per me quella lavagna può costare 100.000 euro, tu la vedi e dico che cagata. Quindi... L'importanza gliela dai tu. Qui adesso l'unica cosa che tu devi dare, l'importante è non devi pensare a rilassarti le spalle, perché se tu pensi alle spalle, rilassati, come uno che ti vuole menare, non sei rilassato. No! Tu sei lì, bravo! Quindi cosa devi pensare? Ad appesantire il gomito. Quello darà la conseguenza a essere rilassato sulle spalle. Tanta! Guardate, io sono alto. Cioè, se tu fai la formula seduta così, guarda in questo momento, è sbagliato. Buono. È quello che serve. A cosa serve l'esercizio? Io non ho capito un cazzo. A cosa serve l'esercizio? Serve una sorta di guida che ti guida a come devi essere psicofisicamente durante un conflitto. Se vedete il ciclo lapso, io ti formo così, nel conflitto tu sarai così. Il Wing Chun ha dei codici, non è così. Perché se no, allora uno dice, ma scusi, devo combattere? Fammi subito combattere. Ma se tu arrivi qui con la tua forma rigida e io ti faccio subito combattere, non ti cambio. Rimarrai sempre rigido. L'esercizio ti costringe a rilassarti attraverso un movimento stupido, perché è stupido, così in modo tale che poi tu sarai rilassato anche in combattimento. Questo serve. Poi, se vede la persona, io vedo il pugno libero, cioè la mano libera che posso tirare il pugno. Sì, ma non è un esercizio quello. Però vedi, io mi calci. A me è capito tante volte, ho detto, guarda, infatti prima, vai. Se vuoi combattere, non sono coglione che combatterà con l'esercizio. Non si combatte con l'esercizio ti veicola a combattimento con la preparazione. Se vedete un allievo che vi dice, ma sai se io poi... Sì, e dici, guarda, devi stare zitto. Li sei tu che comandi un palestra, dici, guarda, l'esercizio è questo. Con i se, con i ma. Se vuoi imparare, sei tutto rigido, ti devi sciogliere. Se vuoi combattere, vai a fare stazione centrale, combatti.
quindi questo, ma adesso vi faccio lavorare un po'. Vi do una tempistica. L'esercizio deve essere fatto per essere rafforzato almeno 15 minuti così con la persona. Per lato. 15 minuti per lato. Non dovete cambiare. Per essere efficace. Non per essere efficace. Per darti il tempo a dire che è stato. 15 minuti così. Scaduti 15 minuti si vanno alla prova. Scaduti 15 minuti si cambiano compagni. Perché se facciamo... Io vedevo i miei allievi, non fanno ci so, subito che si attaccano, insomma, ma fino a adesso è iniziato, non ti sei neanche scaldato. Quando vai a Hong Kong, a me è stato spiegato, ecco una forma di rilassamento, di sciogliere la schiena, quindi fai 2 minuti, 5 minuti così, poi fai un cambio, 5 minuti così, poi fai un cambio, 5 minuti così, ta ta ta, un quarto d'ora, 20 minuti, poi inizi, e poi inizia il gioco, ok, quello dovete fare. Se invece io vedo le persone, ma manca uno che ha dato le braccia, allora se vuoi combattere, che cazzo ti do la braccia, non faccio ci sarò, combattiamo. Questo è importante, perché in tanti vogliono combattere con l'esercizio. Poi lui magari fa box, non lo so, fa box anche per il pugno. Sembrano stupidate, ma succede così. C'è un tempo prima. L'esercizio ti veicola e qui potete pensare. Poi c'è gente, sai cosa fa? Mi è capitato anche questo. Durante l'esercizio vai e vuole combattere. Poi quando fai sparring, ma nell'esercizio, no no. Adesso combatti. Ma no, ma nell'esercizio come si faceva? Insomma, l'hai fatto fino adesso. È importante, ricordatevi che in palestra, anche se non siete sicuri, ma siete voi la guida, quindi avete una responsabilità, perché se voi sbagliate dovete essere umili e dire aspetta, chiedo a sì, chiedo a sì, perché non ho capito bene. Non date del vostro perché è sbagliato, se no si spacca la tradizione, se ne crea un'altra parallela. Ok? Dai, provate a fare esercizio. Non parlo più e parlo troppo. Man mano che andate avanti, accelerate. Accelerate cosa vuol dire? L'accelerazione è dovuta dallo scioglimento della scapola della spalla, non questo. Come la gallina, la gallina. Fate le galline. Quello. Guarda che si chiama shock. Anche dai, un pochino qua, sui anelli. Vai, vai. Poi se ne non fa box o come sta? Ah sì, sì. Rilassa, rilassa il polso, rilassa, rilassa. Brava. Vai, vai. Guarda che non mi tocchi, ok. Cioè non mi tocchi, non mi prendi bene, ti tocchi qua. Rilassati, rilassati, rilassati. Rilassati. C'è della tensione. Ok, adesso ci sei. Guarda, senti, senti, aspetta, senti. La senti la tensione? Spingi, mi piace. Guarda come mi muove la testa, vai, spingi. Senti adesso? Senti che l'ho tolto? Sì, vai. Vai, tira via la mano. Ta-da. Ta-da. Chiudi, apri. Chiudi, apri.
chiudi, apri, chiudi, brava, di qua proviamo un attimo, il pollice. Non ti chiudere il bolle, così. Vai, va. Non ti chiudere il bolle. Mira qui. Allora, adesso mani qua. Cristian ti metterà una mano qui e una mano qui. Ok. Vai. No, no, devi dare proprio una botta, Cristian. Ok. Però questo avanti, vai. Aspetta, aspetta, non andare solo. Dacci qua. Vai. Brava. Rilassati. Ok. Dai una botta, Cristian, eh. Rilassa, ok, di qua, vai. Oh, chiudi, apri, chiudi, veloce, 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 vai, veloce, veloce. Vedi? Senti come? Ma senti quella? Sì. Ecco mi toglie. L'esercizio è nato per togliere quella roba lì. Non per fare bounce. Si può fare. Che tecnica è questa? Che tecnica è? In realtà non è che tecnica è questa? Non è la tecnica che ti salva, è l'attitudine che tu hai nel farla. Una cosa. È come quella lì, la fighetta, il mento. No! Sì, non l'ho capito, no. Ok, è l'attitudine. No, c'è un video. Era pubblicità, non l'avete visto, così. No, beh, non difficile. Quindi non è la tecnica che ti salva, è l'attitudine. Se io ti do un cacciavite, ma tu non sai utilizzare il cacciavite, non te ne fa niente. È la predisposizione psicologica che fa in modo tale che la tecnica funzioni, non la tua idea di tecnica. Quindi tu, fin quando non sei sciolta qua, fin quando non sei calma, io ti posso dare un bagaglio tecnico di 10.000 tecniche, tu non le utilizzerai mai. Perché ogni tecnica che utilizzerai avrà dietro una rigidità e quindi non funziona. Quindi facciamo forza. Sì, dai! Sì, bravo! Ok. Scioglietevi, scioglietevi! Ti tiro una ginocchiata nelle valle, eh! Vai, vai. Piuttosto vai. Non pensare all'esercizio, adesso vedi i movimenti che si fa, non pensare all'esercizio, pensa alla cosa che è carina di fare. All'inizio se si ride va bene, il riso rilassa, scioglie le tensioni. Bravo Luigi, stai facendo bene, eh? Grazie. Ok. Scegli la schiena, scegli la schiena. Ma stai spingendo qua? Ok. Giuro. Ci collasso, deve diventare come quando cammini in mezzo alla strada, libera, sciolta, non... Vai. Sì, vai, figurati se mi inizia in ciclo. Piuttosto di taglio. Vai. Ok. Più. Picchia, chiudi. Apri, chiudi. Questo non è una cosa. Sono una cosa. Ma è normale, lo fanno tutti, lo faccio anch'io.
Adesso il taglio, dai, 10 minuti un braccio, se no continuiamo a parlare qua. Cioè, perché è interessante andare. Lì è la base. Potrebbe essere interessante. Dove lo facciamo? No, io faccio una cosa. Dai, man mano che è andata avanti è accelerato però, sempre più sciolti. Non posso fare le tessere, mi chiedo, ti serve una nulla. Ok. Anzi, un braccio. Fate sempre un braccio, maledette. Mi sono fermato in tempo. Guardate, guardate come state prendendo. Prendete bene. Quindi è come se in palestra stesse facendo l'alzata laterale, stesse sollecitando la spalla. Dovete essere frontali e utilizzare la rotazione dentro la cuffia della spalla. Non dovete alzare la spalla, la spalla ruotata. Sì, sì, così può fare. Ok. Di più resta più che dobbiamo rompere anche là. No, mi dice che sono anche il mio amico. Potreste sul braccio. Forse che c'è il tempo. Vai. Devi stare attento a come il lapsalo, perché sei sempre scoperto. Guarda, vai, vai. Devi arrivare così. Tu invece arrivi sempre così. Ok. Perché adesso non conosci il modo di attaccarti, sennò ogni volta ti prende. Dentro, gira, adesso